Se avete dei disturbi, se vi viene da vomitare, fermate il video qui. Supreme chi? Off-White cosa? Philip Lane chi sei? È online finalmente la Sgarra Shop. Link in descrizione. Buonasera ragazzi, buonasera a tutti. Questo è un video un po' particolare. Non so se vi ricordate, noi siamo i massimi esperti di illusioni ottiche. Infatti prima avete visto che avevo i pantaloni. Per questo video mi raccomando, provate a guardarlo tutto, perché ogni illusione ottica sarà diversa l'una dall'altra e ci farà provare delle sensazioni diverse. Quindi praticamente questi eye trick che ci confonderanno la vista. In alcune vedremo come se avessimo assunto molto alcol. È veramente qualcosa di particolare, qualcosa di molto strano. L'avevamo fatto l'anno scorso, però sono uscite queste altre illusioni ottiche da fare insieme. Io direi prima di tutto di mettere un like per fare questa illusione ottica, per vedere se vi viene fuori il like blu. Ma soprattutto ragazzi, io direi di partire con un bel riscaldamento. E a tal proposito partiamo con queste illusioni molto semplici, per poi passare a quelle molto più complicate. Secondo questo sito scientifico, questa GIF va molto più veloce se tu guardi fuori da essa. Cioè praticamente se noi guardiamo questo coso qua che corre e noi guardiamo... E se noi guardiamo fuori effettivamente la GIF va più veloce. Non mi chiedete perché, però è così. Questo trick, se vi funziona anche a voi, voi dovete guardare dentro la croce e in teoria mentre vi guardate dentro la croce vedrete gli occhi delle persone che si scambiano. Se voi vi concentrate bene vedete gli occhi delle persone che si scambiano. Allora, che cosa vedi nella foto? Senza continuare a leggere, io vedo due persone che si... La maggior parte degli adulti vedrà due amanti, ma i bambini che non hanno esperienza di questa cosa vedranno 9 delfini neri. Effettivamente, adesso che ci penso, vedo un delfino, 2 delfini, 3 delfini, 4, 5, 6, 7, 8 e ne manca uno. Riesci a vedere la faccia di un uomo nei fagioli? Questi non sono fagioli, questi sono chicchi di caffè. Oddio. C'è una faccia di un uomo. Dove sta la faccia? Allora, qua no, non vedo facce. Non vedo facce. Non vedo facce. Qualcuno si trova la faccia, me lo può scrivere, perché non vedo facce. Ora guardiamo 30 secondi questa GIF e poi guardiamo il quadro di Van Gogh. Quindi... Il problema è che ti rincoglionisci se stai... Ah... Comunque non mi servono 30 secondi, mi sto già... Mi viene da sboccare. Ah! No ragazzi, basta, ce la faccio. Oh mio Dio! Avete visto anche voi? Queste illusioni ottiche mi fanno sboccare. Blink faster, wave your hand in front, very fast. Praticamente noi guardando questa immagine, noi o sbattiamo le palpebre velocemente, oppure passiamo le mani davanti velocemente. In teoria dovremmo vedere dei cerchi. Le spirali blu e verdi sono effettivamente dello stesso colore. Io questa illusione non l'ho capita. Praticamente qualcuno di voi probabilmente vedrà la spirale verde e la spirale blu dello stesso colore. Non io. Un po' come io, raga, questo vestito qua. Io non so perché c'è qualcuno di voi che lo vede bianco e oro, ma questo è chiaramente blu e nero. È chiaramente blu e nero. Ragazzi, questo era il riscaldamento. Adesso andremo a fare delle illusioni ottiche un po' più pesanti. Ok, quindi se avete dei fastidi eccetera, stoppate il video, prendete fiato, tra un'illusione e l'altra mettete pausa e andiamo avanti insieme in questo video. Io lo faccio insieme a voi. Allora, dobbiamo guardare in questo momento al centro di questa illusione, di questa immagine qui. Ok, guardiamo al centro. Probabilmente ho capito quale sarà l'effetto. In teoria a un certo punto dovremmo vedere la realtà scomposta. Cioè adesso praticamente quando l'illusione si ferma, noi dobbiamo distogliere lo sguardo dall'immagine e guardare qualcosa.
Però se voi vi concentrate, effettivamente un po' di disturbo vi viene, eh? Vi viene un po' da vomitare. Tre, due, uno. Distogliete gli occhi e guardate in giro. Oddio, vedo la telecamera che si muove. Come mi vedete? Mi vedete più grasso? La mia sensazione è stata quella di rigonfiamento, qualcosa. Prossima illusione. Noi dobbiamo vedere il video in full size, quindi io toglierò la mia faccia e vi metterò totalmente questa illusione ottica. Dopodiché stoppate e guardate in giro. Quindi 3, 2, 1. Ah, ho capito, questa è una di quelle illusioni che praticamente ti... Oddio. Ma ragazzi, questo è difficilissimo, questa qua. Oddio. Raga, mi vanno in trip gli occhi. No, questo è troppo pesante. Questo è troppo pesante da fare, ragazzi, sta illusione. No, 3, 2, 1. Troppo pesante, raga, basta. Oh mio Dio. Oddio. Scrivetemi qua sotto per ogni illusione che cosa vedete. Prendete appunti. Io qua vedevo come se si aprissero gli oggetti. Non so voi. No, poi questo qua, guardate quanto la faceva durare. No, non si può fare. Prossima illusione. Allora, è molto simile alla precedente, solo con una piccola variazione. Io vorrei vedere se noi la facciamo per 30 secondi, poi ci giriamo e vediamo cosa succede. È leggermente diversa. 3, 2, 1. Leggermente diversa, però no, invece di aprirsi si chiude e la parte esterna invece si allarga. Dovete guardare al centro, ragazzi, mi raccomando. Contiamo 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Ma raga, oddio. Aspetta, se mi alzo che succede? Questa è una delle illusioni più fighe per il momento. Questa allucinazione è quella un po' più difficile di quella che abbiamo visto fino adesso. Questa illusione crea allucinazione naturale. Guarda al centro del simbolo per un minuto e poi guarda fuori. Noi ragazzi un minuto non lo facciamo perché è veramente troppo difficile. Cioè proprio anche a voi viene da sboccare. A me a un certo punto viene da sboccare se sto più di 30 secondi. Io direi 3, 2, 1 e guardiamola. Dobbiamo guardare la croce al centro. Ok. Croce al centro che sembra diventare più piccola o più grande. Credo che stia diventando più grande o più adesso più piccola. Ah sì, ok, diventa più grande e più piccola. Questo è il gioco che ci fa. Beh, questo in realtà è un po' più easy da fare, secondo me. È l'effetto massimo dell'allucinazione quando iniziate a vedere che gli occhi vi si incrociano. 3, 2, 1, raga, un minuto non ce la faccio, veramente. Oddio! Anche se in realtà non è stata quella più complicata. Queste sono quelle un po' più complicate da fare, quindi prendetevi un attimo di pausa, bevete un bicchiere d'acqua, sedetevi, soprattutto non guardate questo video in piedi perché altrimenti sboccate. Dobbiamo guardare sempre al centro. Questa è quella che ti fanno vedere praticamente nei film, che ti provocano ipnosi, però in realtà non funziona esattamente così l'ipnosi, credo. Mi sfugge che cosa dovremmo vedere. Diventa sempre più in 3D l'immagine se ne guardiamo proprio al centro. Oddio, sembra un tossico. 3, 2, 1, stop. Questa è un'illusione ottica da far vedere alla vostra ragazza. Quando state... voi maschietti siete nudi, voi fate vedere questa cosa alla vostra ragazza e improvvisamente diventate più performanti, diciamo. Prossima dovrebbe essere una di quelle più difficili di tutte. Andiamo a vederla insieme. Allora, 3, 2, 1. Vediamo. Dobbiamo guardare sempre al centro dell'immagine. Questa volta non è più in bianco e nero questa illusione, ma è rossa e bianca. Secondo me inizieremo a vedere sparaflesciato. Oddio. Ragazzi, conto 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2, 1. Oh mio Dio! Madonna, ma è bellissima questa illusione. No, vabbè, ma raga, ma pazzesca questa cosa. Signori, questo era l'episodio sulle illusioni ottiche. Dopo quasi 6 mesi dall'ultimo episodio, vi sono piaciuti tantissimo questi video. Infatti magari ogni tanto ve le riporto perché sono abbastanza interessanti. Alcuni sono sbocchevoli come illusioni, però davvero fighi. Fate vedere questo video ai vostri amici e fatemi sapere che cosa ne pensano loro e se anche loro hanno avuto le stesse vostre sensazioni. Signori, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Cliccate sulla campanella per trasformare questo canale in una chiesa. E noi ci vediamo nel prossimo video. Woo!